amici trasformabili, bentornati a una nuova video recensione per la linea Beast Hunters. Oggi abbiamo il Deluxe Ripclaw. Oh mio Dio, che effetto che fa! Che effetto fa? Sembra che la coda. Aspettate, guarda, ve lo giro perché è divertente. La coda sembrava una gamba di. Cioè, tipo monca che andava indietro a appoggiarsi. Vabbè, poi lo vedrai nei video. È bellissimo comunque, un effetto stupendo. Adesso sto facendo un tre quarti e se vai verso il fondo con la bestiaccia, andiamo a recensire. Come sempre, io sono Asylum e il mio galoppino qua sta Scream. Supreme Starscream. Sì, vabbè, quello che è. Dai, vediamo Io se hai posso. imparato qualcosa di tutto quello che ti ho insegnato. Sì, maestro. Di padrone buona. Dunque, dove cominciare? Direi subito che questo modello secondo me è fantastico perché ha delle vere chicche sia di scultura, sia di colorazione, sia che nella trasformazione. Direi che tutto è veramente ben Sai fatto. che ti dico che mentre parli, scusa se ti disturbo, Sì. faccio un po' di zoom lì a caso. Prego. Così, visto che tu dici Cerca di che. evidenziare qualche particolare che tu trovi carino. Cosa stavo dicendo? Cioè, ha Sì, delle giusto, chicche, giusto, giusto. molto carino. In pratica, da qualsiasi parte lo si guardi, si trovano sia delle cose positive Sia delle cose negative, è che delle bellissimo. cose negative, però sicuramente le cose negative verranno. Mi sono impantanato, ragazzi. Le cose negative verranno sicuramente oscurate da quelle positive perché sono così belle, così innovative, così sensazionali, così stupefacenti. No, non così tanto, ecco, non è Vabbè, così insomma, questo coso, questo poetico. Transformer, scusate se ho detto questo coso, ma io sono una capra. Si difende molto bene Beh, è perché vero. appunto ha una sua classe tutta particolare, diciamo, non so, io sto inventando, porca Sì, miseria. andava bene, non ti ho detto niente perché andava Non bene. so, mi fai delle facce. Ah no, è la tua questa di facce. Scusate, ho sbagliato qualcosa. Bene, ragazzi. Partiamo dall'arma, perché noi Vediamo partiamo dall'arma. sempre dall'arma. C'ha Sì, per questa serie, sì. questo Ha gancio questa specie di tripede. artiglio Ah, che giusto, perché ho detto che è artiglio. ha tre. Con la trivellina in mezzo. E la cosa carina è che schiacciando la trivellina l'artiglio si chiude su se stesso, per cui simula bene l'effetto presa tenaglia. Carino. Tra l'altro, e questo vale anche per la bestia, l'artiglio si può togliere, tra l'altro colorato davvero bene, così come anche il resto, ma vorrei porre l'accento anche su questa piccola serie Le scagliettine. di creste, scaglie, sì, colorate in maniera davvero buona. E finalmente abbiamo, a parte quel giallo che vedo sulle spalle, scusa se ti precedo sulla Sì. colorazione e sul fianco, forse che i nostri amici non vedono ancora, però abbiamo dei colori uniformi. Per Sì, Dio, decisamente sì. E finalmente. oltre al giallo abbiamo questo colore dorato e questa plastica sempre gialla, ma comunque di una buona tonalità, per cui secondo me è una buona scelta sia di colori che di materiali. Comunque dicevo che quest'arma può anche andare a posizionarsi Sulla coda. sulla coda e dare una specie di effetto scorpione perché la coda si può anche Questa è alzare. citazione dell'uomo ragno allora. Che poi non c'entra niente Quasi. la coda così che cosa. Ma non lo so. Solo che in questo modo la coda è parecchio pesante, per tenerlo bilanciato bisogna fare quasi salti mortali, però comunque una posizione È ci può diventato uno stare. struzzo per tenerlo su. Quasi sì. Purtroppo sì, però mi Ho fa fatto dei il gesti gesto inconsulti. dell'articolazione a struzzo. Non è bellissimo da vedere come gambe, ma ne abbiamo viste di peggio di Ma parliamone anche. Questo è molto moonwalk versus altre cose. gambe. Comunque, il robot model sarebbe così ed è buono. Le ali si possono comunque Non ha una faccia piegare. da robot. È bestiale anche. Sembra Goblin sembra dell'uomo ragno. È una fusione di tutti. Sì, è I molto villain bestiale dell'uomo ragno assieme. anche come look, e ci sta tutto secondo me. Anche i piedi, se guardate, sono anche qui molto ben colorati e fatti come le zampe proprio di un animale, anche perché sono le zampe dell'animale, però
Comunque è per buono quello che fa lo strutto. Le mani sono scolpite con la classica mano aperta per impugnare l'arma. Abbiamo questa decorazione dorata qui sul braccio, che poi si rivelerà essere la zampa dell'animale. Sembrano quelli di Luxor dei cavalieri, sempre. È vero, ma erano... Sì, era sopra. Vabbè, non è che gli spuntavano lui dal braccio, poverino. Qui le spalline sono mobili e possono ottenere più di una sempre posizione. Anche gli spuntoni in plastica dura? Sì, tutto plastica dura, a parte la coda, che vediamo tra poco. Le ginocchia si possono ben piegare, così come le anche. Ah, quindi l'articolazione struzzo che gli hai dato prima non era perché non ha la possibilità di essere in un'altra posa? No, era solo per bilanciarlo, per tenere sulla coda. Ma ok, perfetto. Tenendola giù, la coda può avere anche le gambe normali. L'articolazione del braccio è abbastanza solida, dura. La spallina non gli crea troppe interferenze? No, anche perché si può posizionare in qualunque modo. Purtroppo l'apertura del braccio è un pochettino limitata dal ball joint, ma neanche più di tanto. Il braccio può ruotare all'altezza del gomito e il gomito può piegarsi di poco più di 90 gradi. La testa è un pochettino incassata. Esatto. Si vedeva. E non può ruotare più di tanto, però può sollevarsi e abbassarsi. Sinistra e destra? Quasi niente, solo qualche grado, purtroppo. Come dicevo anche prima, le ali possono assumere qualsiasi posizione su cerniera. Si porta dietro un pezzo di sotto, o mi sbaglio? Questo? In che senso? Ah, sì, è un pezzo unico. Ah no, sono a sé stanti. Ah, sono indipendenti, ok. Sì. Ma comunque è utile che sia più attaccato all'ala piuttosto che al corpo, per non dare troppo fastidio quando si muove il braccio. Uh-huh. Tra l'altro è da notare che dietro il gomito ha un piccolo artiglio. Una piccola cosa. Quando ti appoggi quel tra l'altro sui tavoli, non è come. La coda è fatta di plastica solida. Ok. Però per renderla snodata, all'interno, vi faccio vedere qua, c'è una sezione ottagonale fatta di plastica morbida. Per fortuna. Mi fai vedere un attimo, scusa? Non so cosa riuscire a inquadrare. Sì, dai, si vede bene. Sì. Ok. Questo non solo premia la mobilità, ma anche dà un bel effetto di scatto. Quasi come fosse uno scorpione, anche se dello scorpione non ha nient'altro. Le ali. Oh, il famoso scorpione alato dei Pirenei. Va bene. Sulla schiena abbiamo come kibble solo la testa dell'animale, che si vede molto molto bene. E purtroppo Ridge, che mascella c'ha? È sia mollacciosa sia davanti che dietro sulle orecchie, tutta di plastica. Ha solo la mascella solida, sì. Solida. Sì, no, l'ho detto piano perché confondo sempre con la mandibola, allora. Non è la stessa cosa. No, una no. Sopra, l'altra sotto. Ah, sì. Bene, benissimo. Comunque questa parte di plastica è morbida, purtroppo. Dico purtroppo perché, come già detto in altra sede, non è una plastica che dura. Purtroppo andrà a consumarsi e probabilmente creparsi entro pochi anni. Comunque. Ma c'è un modo per preservarla? Ecco, se lo sapete, facete le belle blesbe. Scrivete un commento. Ok. L'ho detto in lingue arcaiche. Abbiamo aperto una discussione anche sul forum, però purtroppo per ora non abbiamo trovato nessun rimedio. Se vi viene in mente qualcosa, scrivetelo pure. Se siamo nel Sahara, posso spegnere l'aria condizionata? Sì. Che non è condizionata? Va bene. Passiamo alla trasformazione. Molto particolare anche qui.
Sì, sì, adesso si spegne, tranquillo. Grazie. Oh. Scusate, ma ci siamo tipo 85 gradi. Più le lampade, più qui dello studio fotografico. Sì. Bene. Questa parte che copre... Adesso che freddo che fa. Da 200 gradi a meno 2 adesso sono. Lo stinco si porta in alto per dare più un'articolazione da animale alla gamba. Stessa cosa dall'altra parte. Cos'è un drago comunque? Se sì, no. Sì, sì. Tutte le bestie di questa serie sono draghi. Cazzo, che fantasia. Già. Vabbè, questa parte, come dicevo, va a formare la zampa. Cosa molto carina, le dita vanno a formare... l'altro artiglio. L'arto artiglio. L'arto artiglio. L'arto artiglio della zampa. Cosa che apprezzo davvero molto. Si piega il busto. Prima dispieghiamo la testa dell'animale e portiamo. Vedi tu perché muovi talmente tanto il tavolo che se sapevo portavo la maionese e non la facevi direttamente. Piega il busto là indietro, si chiudono i due pannelli che formano il busto arsizio. Il busto arsizio del drago. Il busto Garolfo. Sì, visto che bene. Citiamo sempre Aldo Giovanni e Giacomo, facciamo il busto Garolfo Cops. Io ce l'ho con il busto. E non ho ancora visto un poliziotto in giro. Ed ecco qua la nostra bestiaccia. Vediamo se riesco a trovargli una posizione stabile. Ok. Ecco, tu l'hai trovata, io non la troverò mai. Vabbè, più o meno la... sì, così già è un po' meglio. La gamba posteriore è così, aperta. Sembra che l'hanno sventrato da piccolo. Non avevo slittato bene le due parti. Ok, così è più, un po' più stabile. Il mandibolone. A me piace parecchio. Somiglia più a un grifone che a un drago, a parte la testa ovviamente. Però devo dire che sia come colorazione, anche se un po' strana per questo genere di animale, sia come scultura è davvero ben fatto. Vediamo comunque, anche se c'è chi non piace, una colorazione un po' sporcata qui sul collo, che passa dall'azzurrino al verde acqua al quasi giallo, quasi la stessa colorazione qui sulle braccia, ma qui non è sporcata, mentre qua sulla coda sì. Un po' inspiegabile questo cambio di colorazione. Cinesi. No, io invece protesto. Per cosa? Perché hai tanto fatto una bella filippica sul fatto che gli artigli si ripiegano, cioè le mani si ripiegavano diventando il terzo artiglio davanti, poi me lo ritrovo qua sotto, cioè non ha un senso logico, al massimo era quello opposto, cioè nel senso dietro doveva andare a finire, così mi sembra più una mano fatta male che vai a toccare così, messo così non mi sembra, cioè neanche le galline. Per capirci, adesso non vorrei essere cattivo, però dico, non vorrei smontare la bellezza della cosa, però ripeto, se da una parte poteva essere effettivamente geniale, come hai detto tu, perché l'hanno utilizzato bene, dall'altra mi trovo un po' in disaccordo nel dire che può essere stata fatta in una maniera sensata. Beh certo, in effetti avere come appoggio della zampa questo pezzo qui che esce dal braccio, diciamo che è il braccio, non è proprio il massimo, certo. Potevano fare solo un dito che andava verso la parte posteriore e fare una zampa più simile a questa, certo. Poi lì dietro un po' triste. No, che la parte... nel senso che un po' secco, scarno, dici, scarno, sì, secco. Non so. Non mi dà la sensazione di equilibrio come forma, intendiamoci. Non che sia brutto. Però, vabbè, poi sono cose che magari... a me fregano e a voi esperti non tange, ecco. Beh, credo sia più una questione di gusti, magari a me piace, a tutto il resto del fandom
No. Sicuramente. Sono gusti, sono gusti. No, vabbè, certo. De gusti, comunque, ragazzi. Posabilità, comunque, mantiene tutte le articolazioni che aveva in robot per quanto riguarda gli arti, anzi, ne guadagna una qui sulla gamba, perché la parte inferiore della gamba viene divisa in due, per cui ha un'articolazione a zampa di animale. Poi su quattro zampe, figurati se non sta su. Sì, sì, è stabilissimo. Anche, se ha quella scafandrone di coda gigante che... Curiosamente la coda, quando esce dalla confezione, è separata. E non capisco per quale motivo è in questa posizione quando esce dalla confezione. Non capisco perché, però... Comunque la scultura... Passata alla dogana, magari ci hanno giocato. Sì, ma era chiusa. L'ha risigillata, dai. Comunque la scultura è veramente buona, non so se riuscite a vedere benissimo i particolari qui sulle ali. Sì. Sono veramente ben fatti. Anche lì sporche, tra l'altro. Sì. Non so, non mi ricordo già più se l'avevi detto. Sono vergognoso. Non credo. Ho aggiunto un particolare allora. Se poi lo vedete è meglio. Mentre come posabilità della testa può ruotare, essendo su ball joint. Anche cosa strana. È tipo i gatti, si può leccare anche le orecchie. E può aprire e chiudere la bocca, ma andando ad azionare la parte superiore della testa invece che muovere quella inferiore, che muove tutta la testa, dato che questa parte, ricordiamo, è plastica... di plastica gommata. Quindi non fatelo troppo, sennò vi rimane in mano dopo un po'. Purtroppo, sì, purtroppo. Comunque io sento di dire che per quelli che sono usciti finora questo è il miglior Beast Hunters uscito e lo consiglio a tutti, soprattutto agli amanti ovviamente delle bestie e dei draghi. Il prezzo si aggira attorno ai 20-25 euro, come diceva un deluxe, per cui è abbastanza contenuto sia come forma che come prezzo. Direi che è abbordabile più o meno per tutti. Vuoi aggiungere qualcosa? Io voglio aggiungere semplicemente che, vabbè, comunque sembra valido, nel senso la trasformazione è carina, ha quei due difetti che, vabbè, per me, ignorante della cosa, non sono... Da poco, però, ripeto, non è brutto di per sé. È diverso dagli altri, sicuramente. Questo lo rende un po' più... distinguibile dalla massa, quindi questa è una buona cosa, non è il solito solita trasformazione, il solito mezzo, e questo mi piace. Sì, diciamo che come linea generale è vero, gli arti gli arti della bestia diventano gli arti del robot, però comunque hanno anche una parvenza di trasformazione, non è che si girano e sono subito gli arti, ecco. Bene, direi che possiamo chiudere qua. Abbiamo con questa recensito tutta la prima ondata dei Beast Hunters e Supreme Starscream e Asylum. Vi saluto e alla prossima. Alla prossima, ciao ragazzi.